Neve fresca sulle montagne, cielo terso, scenario mozzafiato quello che sabato 29 aprile 2017 ha accolto i soci della Banca Popolare di Sondrio giunti al Pentagono di Bormio per l'assemblea ordinaria, un evento davvero unico. La nostra assemblea dei soci è veramente una grande festa perché oggi confluiranno a Bormio circa 3.000 persone che sono in viaggio da questa mattina. C'è 20 pullman che convergono per questo momento, che è un momento unico, un bilancio che anche quest'anno è veramente un bilancio d'oro. Cioè quasi 100 milioni di utili, potevano essere ancora di più se non avessimo dovuto pagare per le altre banche in difficoltà, ma soprattutto chiamo a ricordare che è dal 1871 che la Popolare di Sondrio crea utili e dà il dividendo ai soci. Un'esperienza importante per i soci che poi tornano a casa con una strenna, un omaggio, un libro. Quest'anno abbiamo voluto andare a riprendere quello che è la tradizione culinaria della nostra provincia, perciò la parte gastronomica. Abbiamo un grande, io lo chiamo artista della scrittura, che è Massimo Mandelli, che ha legato i quattro chef stellati della provincia di Sondrio, della Valtellina e della Valchiavenna. Bellezze del territorio che vediamo proprio oggi nel loro massimo splendore, che sarà anteato fra un mese di due eventi importanti. Noi oggi siamo a Bormio. Bormio è ai piedi di un comprensorio unico, meraviglioso, il comprensorio del Parco Nazionale dello Stelvio. Al vertice abbiamo delle strutture alberghiere uniche e tra queste abbiamo Pirovano Stelvio, che è l'università dello sci estivo della montagna. Pirovano che aprirà il 23 di maggio in occasione del passaggio del Giro d'Italia. Voglio anche ricordare che siamo nel centenario della fine della Grande Guerra, 15-18, e in questi anni abbiamo rigattato le trincee e le abbiamo fatte diventare i camminamenti della pace. Avremo altri eventi, avremo il momento del motoraduno dedicato a Marco Simoncelli verso la fine di luglio, non ultima la Madonna della Neve, che anche quest'anno porterà diversi fedeli a pregare in quota per la pace. A dare il benvenuto ai soci della Banca Popolare di Sondrio, il sindaco di Bormio Roberto Volpato, che ha sottolineato il valore e il concetto di socio. Il significato di soci è molteplice, ma per noi qua in Alta Valle, se noi diciamo che siamo soci, e in particolare se lo diciamo in dialetto, anse soci, il primo concetto che ci viene in mente non è quello di un'attività imprenditoriale assieme, ma è quello di essere amici. Il sentito omaggio a chi è scomparso nell'ultimo anno, così la banca ricorda le persone che hanno dato il loro prezioso contributo alla crescita dell'istituto di credito. Nel corso dell'assemblea, approvati il bilancio al 31 dicembre 2016, chiuso con un utile netto della capogruppo di oltre 80 milioni e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 6 centesimi, oltre 4.000 i voti esprimibili. Il bilancio consolidato del gruppo bancario, guidato dal presidente Francesco Venosta e dal consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini, presenta un utile prossimo ai 100 milioni. Ho sentito come sempre la vicinanza dei soci e questo mi dà stimolo, l'ho anche cercato di penso di esserci riuscito nel rispondere anche agli interventi, dà stimolo a continuare a impegnarsi. Quando tu ti senti 180.000 soci che idealmente sono partecipi delle tue iniziative, perché non solo perché vengono in assemblea, ma anche, ed questa è la cosa importante, perché li vediamo tutti i giorni quando entrano in banca. Sei incentivato a dire dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare in modo che i 146 anni di storia abbiano anche ancora un futuro, abbiano assicurare una sostenibilità al nostro piano industriale. La rete territoriale del gruppo a fine 2016 contava 356 dipendenze e il personale cresce con nuove assunzioni. A fine esercizio l'organico della capogruppo era composto di 2.676 unità. L'incremento a livello di gruppo è di 41 unità. L'età media dei dipendenti è di 40 anni.
prosegue l'espansione. Come sempre, anche qui qualcuno dice perché lo fate, ma lo facciamo perché riteniamo che sia giusto farlo, siamo convinti che sia una buona cosa nell'interesse aziendale, nell'interesse dell'economia dei territori. Questa è la cosa principale. Le sfide per il futuro sono quelle di cercare di gestire il cambiamento. Il cambiamento è estremamente importante perché c'è un'accelerazione della quale non si può non tenere conto. Per cui bisogna cercare di cambiare nel senso giusto e nel più breve tempo possibile. Se noi siamo qui, se registriamo un certo successo nella conduzione dell'azienda è perché le scelte fatte nel passato sono state scelte, buone scelte. Per cui noi dobbiamo continuare a valorizzare il passato, però tenendo conto che ci sono dei cambiamenti in atto e non ci si può rifiutare di seguire il cambiamento. Presidente, una banca in salute, una banca che prosegue con la sua filosofia. Sì, proseguiamo con la nostra filosofia, che si è dimostrata al momento una filosofia che ha prodotto utili risultati per tutti. Ci adeguiamo naturalmente ai nuovi contesti sul piano, che sono nuovi sul piano economico, sul piano regolatorio, sul piano dell'approccio del mercato all'attività bancaria, e crediamo di avere insomma le forze sufficienti e comunque la determinazione sufficiente per proseguire con il consenso dei soci, con la vicinanza del corpo sociale, dei dipendenti, dei clienti in questo percorso che, ripeto, vorrei soprattutto sottolinearne, in un momento in cui forse questi discorsi non hanno tanta udienza nei grandi contesti della finanza internazionale, insomma, i risultati per i nostri territori che serviamo e che continuiamo a servire con efficienza, con prudenza, con attenzione alle esigenze del territorio, che non sono affatto in contrasto con le esigenze dei soci, i quali vogliono la creazione, giustamente, la creazione di valore. Sono cose che possono stare insieme, che stanno insieme, e credo che l'attenzione ai territori, soprattutto al nostro territorio valtellinese ovviamente, ai clienti, sia una condotta che paga sul piano della reputazione, sul piano dei risultati, e quindi non vediamo proprio nessuna ragione per modificare questo approccio, ecco. L'espansione prosegue, non si chiudono filiali, se ne aprono. L'espansione prosegue con cautela, con prudenza, con preveggenza. Se noi ci presentiamo in un nuovo territorio che riteniamo promettente, nel quale riteniamo di poter fare bene, dare i nostri servizi e guadagnare dei soldi nell'interesse dei nostri soci, insomma è molto probabile che dobbiamo andarci a prendere una filiale. Positivi dati della BPS Suisse, istituto di credito di diritto elvetico controllato al 100% dalla Banca Popolare di Sondrio. 21 anni per la BPS Suisse, e diamo subito un quadro dei risultati raggiunti. Allora, innanzitutto diciamo che BPS Suisse gode di ottima salute. Anche quest'anno abbiamo fatto un utile di oltre 12 milioni, tra i migliori dei nostri primi 21 anni. L'anno scorso abbiamo fatto il 20° e abbiamo raggiunto il record con 14 milioni, quest'anno 12, che per noi comunque nei momenti difficili in cui ci troviamo oggi, l'economia comunque in generale, siamo molto soddisfatti. La rete territoriale si sta allargando, espandendo. Esatto, la nostra rete territoriale, visto il grande successo di Neuchâtel, abbiamo deciso di dedicare un'area chiamata Suisse Romande, cioè parte svizzera francese, e abbiamo aperto in febbraio una nuova succursale a Martigny, praticamente a confine le Gran San Bernardo, quindi molto vicino all'Italia. La tutela del risparmio e la ricerca di prodotti che sappiano coniugare sicurezza e adeguati ritorni è l'equazione che il gruppo ha saputo risolvere anche grazie a partner di primo piano. Il rapporto che lega Arca al Popolare di Sondrio è sempre più solido. Assolutamente, dopo aver superato i 30 anni il rapporto è sempre più solido, stiamo lavorando molto bene. Devo dire che quest'anno siamo partiti con questa iniziativa sui piani individuali di risparmio PIR, che stanno suscitando un grandissimo interesse sulla clientela della Banca Popolare di Sondrio. Ricordiamo quanto è importante oggi l'aspetto previdenziale. Assolutamente, l'aspetto previdenziale
per le persone nel nostro paese è fondamentale, le varie riforme che ci sono state di riduzione delle prestazioni dell'INPS in prospettiva, soprattutto per i giovani, necessita assolutamente di fare previdenza complementare, è fondamentale soprattutto per i giovani, bisogna fare molta cultura e diffondere la conoscenza di previdenza complementare. Molto apprezzata la mostra dedicata al grande alpinista e pittore Paolo Punzo, gemma culturale offerta ai soci giunti a Bormio. Le stagioni di Paolo Punzo, dalla montagna al paesaggio urbano, il titolo della retrospettiva composta da 17 dipinti di proprietà della banca. Paolo Punzo era nativo di Bergamo, sebbene la sua ascendenza fosse napoletana, il padre lo voleva commerciante di vini, però in realtà l'amore per la montagna fu talmente forte che Paolo Punzo prese la via della Valtellina e si trasferì in Valtellina. Era alpinista? Era alpinista nel senso che egli con un bello zaino, come ogni buon alpinista che si rispetti, di 25 kg e passa e con tanto di tavola si recava sulle cime, alle falde del Disgrazia, piuttosto che alle falde del Tresero, piuttosto che alle falde del Bernina, per poter cogliere en plein air le sfumature della natura di queste adorate montagne che oggi possiamo appunto mostrare ai nostri soci. A tutti i soci in omaggio il libro che raccoglie le creazioni degli chef stellati della provincia di Sondrio, Gianni Tarabini, Antonio Borruso, Stefano Masanti, Andrea e Roberto Tonola. Scritto da Massimo Mandelli e intitolato di cibo, di storia, di ricette, offre al lettore una panoramica storica, sociale, antropologica sulle tradizioni gastronomiche di Valtellina Valchiavenna. Massimo Mandelli, il suo non è un libro di ricette. No, non è un libro di ricette, in quanto si è pensato che libri di ricette ottimi ce ne sono già, quindi era inutile farne un altro. Quindi ripercorrere la storia e la cucina dei contadini in base al territorio in cui vivono ed in base anche ad un contatto con il resto del mondo. La cucina locale è una cucina internazionale, sostanzialmente. Anche il nostro vitigno, a quanto pare, risalendo la corrente. Esatto, difatti qui ho citato un contributo, a mio parere, fondamentale di Ferruccio Scala, che nella sua ricerca è risalito a un vitigno che non è autoctono. Questo sta a dimostrare come le nostre montagne non erano barriere, ma erano passate di qua e di là in mille modi e con mille contatti.